introdotte con questo manuale altre cose, sempre per i giocatori, ovvero idee, consigli, mettiamo così, sulla vita dei personaggi. Se magari capita alcuni che non hanno una grande sbatta, una grande volontà di farsi il personaggio, che secondo me è un peccato, qui ti consiglia tutta una serie di cose, ad esempio genitori, fratelli, sorelle, luogo di nascita, dinastie, tutto quello che è un po' legato al background, e te ne dà dei consigli che tu puoi sceglierli, oppure, se vuoi te lo dice, puoi anche giocarteli col dado. Ci sono delle tabelle, tu, che ne so, 4 fratelli, 5 fratelli, 6 fratelli, definiti dado, a seconda del lancio, hai quello. È sicuramente un grosso aiuto per i nuovi che entrano, sì, e si cingono a giocare per la prima volta a un gioco di ruolo, a Dungeons & Dragons, ma noi che giochiamo da tanto tempo consigliamo, usatelo come linea guida, sì, ma se potete viaggiate con la vostra mente, perché quello che può creare la vostra mente non potrà mai essere paragonabile, sì, a quello che ti può dare una tabella. Concordo. Ma fra l'altro anche degli eventi segnanti, sì, i traumi, tipo One Piece. Esatto, io non... E questo che è stato carino, che è un po' differenza. Sì, base, questo non l'ho letto, infatti. Talenti razziali che portano ad una trasformazione. Ad esempio, leggere il draw. Magari lui non lo sa, ma era un draw nobile e quindi da lignaggio alto. E quando lo scopre, ha, tramite appunto abilità razziali, dei nuovi poteri. Cioè, sono proprio delle cose che si sbloccano col tempo, che magari scopri magicamente, che scopri leggendo qualcosa, che scopri perché te lo dice qualcuno. Sono dei tratti razziali a lunga data. Insomma, ma cioè, ci puoi fare un sacco di cose, secondo me. Pensando a una cosa col mio bardo, si può fare, vado a vedere. Poi andiamo alla seconda parte, per così dire. Io qui riassumo soltanto le cose perché sennò parleremo per ore. Gli strumenti per il DM. Ora, se la prima parte era tutta per i giocatori, ora questa è per il DM. E ci sono delle chicche fantastiche. Innanzitutto, tutto ciò che riguarda il sonno. È stato mandato il manuale, gli autori hanno cercato di specificare il sonno, cosa succede se si interrompe, cosa succede, la differenza di sonno, della qualità del sonno da chi ha un'arma leggera, un'armatura leggera o una pesante, cosa succede se non dormi per tanto tempo, flash, spoiler, muori, tutte cose qua. Che proprio non dire a me, se non dormi... la vita reale, non dormi, muori, quante torture. Allora, poi, strumenti e competenze, ovvero tanti strumenti che il DM può usare per personaggi non giocanti, per i personaggi stessi. E questo è davvero interessante, invece? Tanta roba, non mi dilungo. Nuove magie. Tanta roba interessante. Ah, questa l'ho sottolineata anche, perché secondo me è interessantissima. Sulla 5.0, come ben sapete, a differenza della 4, la griglia non è fondamentale. Mentre nella 4 la devi usare per forza, qui ti dicono puoi lasciarne a meno. Però, per chi la volesse utilizzare, io la griglia la consiglio sempre, sinceramente. C'è tutta una parte dedicata a questa, in cui ti dicono come costruire una griglia, ma soprattutto le regole che puoi dare a questa griglia. Con delle bellissime immagini, devo dire, sì, molto molto belle. E leggevo che hai due possibilità, due modelli da seguire. Uno è appunto creare un modello, ovvero fai dei modelli tipo, per immaginare l'effetto cono del mago, tu fai un cono, lo disegni e lo usi quando il mago sulla griglia lo usa. E lo applichi, e quindi vedi fisicamente dove è il cono, a che raggio, quindi mi colpisci. Oppure i segnalini, dei gettoni, dei dati, qui ad esempio un cerchio, lo fa vedere, non sarà mai un cerchio perché essendo la stella quadrata, usi i dati e ti esce fuori un quadrato. Insomma, un altro modo, un'altra prospettiva per vedere sulla griglia. Dice il manuale che non puoi mischiare le due, quindi o scegli uno o scegli l'altro. È una questione di piacere, perché alla fine non è una migliore. È una scelta che deve fare il gruppo quando una campagna inizia, tra le tante cose. Procediamo, una cosa eccezionale per il DM, io questo lo comprerei solo per questa cosa, composizione degli incontri. Ci sono, se non mi sbaglio, 23-24 pagine soltanto di composizione degli incontri, ovvero il DM spesso e volentieri, non è soprattutto per gli incontri casuali, io mi sono sempre trovato in crisi, lo devo ammettere, perché tu lì devi reperire un incontro velocemente, non è che puoi stare andando a sbatterci, non hai tempo. Qui hai 23 pagine, mi sembra, su per giù, di incontri casuali generati, fra l'altro, sono stati magnifici, a seconda del luogo, underdark, ovvero il sottosuolo, lungo la costa, negli ambienti urbani, negli ambienti montani, quindi... Scegli la tua ambientazione, la tua... A un certo punto, esce un incontro casuale random che tu non ti aspettavi in città, perché magari si arregnano nella classica taverna e tu non te lo aspettavi, ce l'hai lì. Ce l'hai già prefatto. Va. Sei un DM alle prime armi, non sai come si gioca, i primi due problemi che avrai sarà creare dei nomi a random, e per questo ci sono delle applicazioni, e creare degli incontri a random quando il gruppo fa tutt'altro di quello che ti sei programmato tu. Che è sempre così, è madonna.
E quindi vediamo per quello che avete fatto. Trappole rivisitate. Allora, a me non è fregato una mazza di sto capitolo. A lui, a Gianluca. Sì, ma solo perché io sono un DM bastardo. E quindi mi preoccupa Gianluca che ci sta giocando. Hanno rivisitato le trappole perché dicevano che nel manuale base del DM erano un po' troppo semplici. Sì, sì, è vero. Poco cattive. Qui le hanno rese cattive. E ne erano anche poche. Ne hanno messe anche più. No, hanno aumentato il numero di difficoltà. E bello, io sono contento. Ora moriranno veramente tutti. Gianluca, ricordati, ti voglio bene. Poi, per venirti incontro di nuovo, DM, attività fuori servizio. Ha messo un sacco di cose su tutto ciò che si può fare tra un momento catartico e un altro. Tutte quelle attività extra, tipo andare a pregare, cioè il momento anche in cui il gruppo si separa, ognuno ha le sue attività proprie, qui te le elenca. Io lo chiamo riempire il tempo morto, perché spesso il gruppo, tra il gruppo e il DM, si crea un distacco non voluto, ma che crea dei momenti morti, dove spesso il master, o almeno io, mi trovo a dover forzare un po' il gruppo, la storia. Questa lista di cose, una tabella mi sembra, Una lista di varie tabelle con varie liste. Ti aiuta a riempire questi vuoti. Tra l'altro ti dà anche degli spunti, ad esempio tu vai a pregare, il monaco tuo va a pregare nel suo monastero e in puta caso trova il suo rivale lì, te lo dice proprio, succede, che può succedere, i risvolti narrativi. Esatto. Bello, bello. E infatti i rivali, eccetera, 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 tutte possibilità. Andiamo a chiudere, oggetti magici. E qui ci sono, perché la fanbase si è lamentata che mancano gli oggetti magici spaccaculi. Qui ci sono gli oggetti magici spaccaculi. L'anello di invisibilità, il mantello dell'invisibilità, il dado, che è bellissimo, il dado portale. Te lo dico, un cubo, ogni faccia ti manda dalla parte. È un portale che tu scegli. Cioè tu ci devi andare fisica, ci devi già essere stato. Però ce l'hai lì. È come... Dobbiamo scappare! Fratelli a caso? E mi è venuto in mente, lo sai, che i videogiochi con il viaggio veloce, viaggio rapido, tatta, che ti teletrasporti da un posto all'altro. Bellissimo, bellissimo. La cosa che mi permetto di aggiungere su questi oggetti magici è che sono state fatte delle tabelle e sono anche stati spiegati meglio come assegnare gli oggetti magici. Cioè, anche sul giocatore, sul DM abbiamo notato io e vabbè, anche tu, anche Gianluca, che è un po' vago. Sì. Cioè, nel senso, tipo, tu puoi fare un loot enorme e un loot piccolo. Era molto più dettagliato delle altre edizioni. Questo manuale aiuta tantissimo. Molto più veloce, molto più intuitivo, molto più dettagliato. Quindi, qui ho trovato un grande, grandissimo aiuto. Certo. Infine, gli incantesimi, non ve li narro, andatevi a leggere, c'è qualche chicca, ve lo annuncio. Nell'editing farà spuntare uno degli incantesimi più pro che ho letto, o ha letto, non lo so, così. E ci stanno... E dammi un piccolo pizzico. Sì, piccolo spoiler. Uh-huh. Infine, l'appendice, 2, A e B. Allora, campagna condivisa, non mi dilungo, è fatta essenzialmente per l'Adventure League. Adventure League, dai, ti aiuto io qui. Grazie. Salutiamo Gilda Picena, bravo, associazione ascolana della provincia che ci sta dando sotto a morire. Chi volesse può trovarla su Facebook. Che cosa è questa? Faccio pubblicità a tutti, ma chi so io? Potresti fare tipo il... Volete un materasso avete preso? Potresti superare Mastrota. La campagna condivisa sarebbe questo, un DM, che è un passaggio fra DM. Condividi la campagna proprio, non solo fra DM, anche fra giocatori, quindi la campagna è più lunga lì, gente che va, gente che viene, DM che vanno, DM che vengono, e questo ti aiuta, ti facilita, fa in modo che possano subito ripartire o lasciar via o creare dei vuoti che si possono colmare. Mi permetto, perché a noi capita, potrebbe capitare anche a voi, siamo un gruppo di amici molto vasto, questo aiuta tantissimo a creare due avventure. Una si gioca a casa mia, una si gioca a casa sua, dove a un certo punto, condividendo la storia, bravo, due personaggi da lui vengono da me e uno va da loro. Cioè ci può stare qualche colpo di scena, ok? Quindi non è solo per la Adventure League, perché okay, quello è ben pensato, è una bella struttura, ma è anche per queste piccole idee, se avete un gruppo di amici vasto. Noi siamo 8, purtroppo così dovremo fare. Oh, perché purtroppo anche io quello, spesso magari qualcuno deve mollare, una domenica non c'è. Esatto. Ci deve essere qualcun altro, che questo aiuta aiutiamo. E infine un generatore di nomi sui personaggi basato sulle razze. Vi ricordate che vi ho detto prima? Avete difficoltà nella creazione di nomi casuali perché vi hanno chiesto come si chiama quel tizio là che sta camminando? E con la soluzione qua, vedi, pensa tutti questi cazzo di Wizard of the Coast, sono dei miei. Andiamo a chiudere. Ho messo dei pro e dei contro. Allora,
iniziamo con il combo. Pro. Manuale del supplemento ben espansivo. Io c'ho, cioè, qui prende. Allora, lo dice il manuale stesso, non è un quarto manuale. E sono d'accordo, perché ho avuto anche una discussione sulla nostra community di D&D. Però, brutti bastardi, non è un manuale. Non è un manuale, però metti a fuoco, leggete il prezzo, costa come un manuale, maledetti! Infatti ho messo tra i contro il prezzo, che è troppo alto, secondo me 50, perché viene 50 euro come un manuale base, 50 euro, ma 200 pagine! No, non lo posso fare! No, prezzo non è mio! A 200 pagine soltanto, e quello tiro, a me mi ha fatto scarsa quella cosa, 50 euro troppi, e so che non è neanche colpa della Asmodi Italia, che loro spesso semplicemente fanno i rapporti. No, infatti che c'è? Quello che pigliano danno. Esatto. Questo prezzo viene proprio da Wizard of the Coast. Sì, il prezzo lo gestisco loro troppo, ragazzi. Un altro pro che diceva il mio collega all'inizio, i messaggi di Xanatar, leggetevi, bellissimi. Però il contro dei messaggi di Xanatar che ho trovato io è che sono un po' troppo piccoli, cioè non è forse la piccolezza, è il carattere, l'ho trovato un po' a volte e non si legge benissimo. Quindi magari lì potevate usare un carattere un po' più chiaro, cavolo. Pro, sottoclassi famose, le più famose mi viene da dire, a me proprio quelle che mancavano, che dovevano venire. Niente classi, ho sentito alcuni lamentarsi, io ce l'ho messo come contro, per me no, però vabbè. Niente sottoclassi nuove, alcune volevano proprio roba nuova. Però qui mi permetto, calma ragazzi. Bravo. Allora, bravo. Questa è una gallina delle uova, no, d'oro, cioè di platino. Ma voglio trottare. Cioè, 50 euro, quanti ne hanno venduti? Fidatevi, verranno fuori i manuali che inseriranno tanta roba. E niente classi, ma come dice il mio collega, arriverà. Chiarimenti, come pro, che ti chiarisce senza problemi. Sì. Niente razze, ma discorso di prima. Piccolo spoiler, se non mi sono informato male, Eberron. Sì, adesso, arriva a fine anno, razze ce ne stavano certe che io, cioè, bravissimo. Poi ne parleremo. Chi partecipa all'Adventure League come pro, perché ti spiega tutto quello di prima, le meccaniche più complesse. Sì, ho letto che alcuni DM volevano roba più difficile, più specifica, più perfezionante. Anche qui, DM, usate il vostro cervello, nel senso, quando vi sembra il gioco troppo facile, rendetelo voi più complesso, aggiungete qualcosa al gioco, il gioco è libero, leggete la prima pagina del manuale del giocatore, queste sono tutte tracce. Il bello della 5, io vengo da 3.5, puritano, secondo me la migliore, il bello della 5 è che ti lascia la libertà di ampliare con quello che vuoi tu, seguendo una traccia, seguendo una linea guida dei manuali. Quindi se tu trovi qualcosa di troppo facile, rendilo tu più complesso, insieme al gruppo, parlane, perché aiuta e rende il gioco più divertente se tutto il gruppo è d'accordo. Mi viene da fare una critica, magari voi volete un po' la pappa pronta, tra virgolette. Sì. A chi è consigliato questo guida omnicomprensiva? Per me due, o chi ha gli inizi e vuole subito molto materiale comprensivo e veramente una scelta ampia, oppure chi, come noi, già D&D lo gioca da tempo, da 5.0, e diciamo così è un po' corto, soprattutto per quanto riguarda le classi, e sogna le vecchie classi, e questo ti viene proprio in modo, dice, eccomi, comprami, e se tu hai quelle classi che hai sempre voluto fare, che ti senti, ne senti la mancanza, lui ubriaco, tutto eccetera, è da prendere. Detto questo, vi saluto, annunciandovi che noi faremo, cerchiamo di fare, un video che voglio fare, con magari vediamo con chi, delle ambientazioni, però a livello proprio introduttivo vi elenco tutte le ambientazioni, appunto, perché poi più in là di sicuro faremo anche uno solo su Eberron, sì, quando sarà. Sì. Poi giugno-luglio non si sa ancora bene, c'è l'uscita di Out of Abyss, sì, un'avventura con i demoni al centro, un'avventura con il sottosuolo e i demoni, i signori dei demoni al centro, un must, come lo è stato la Vernus degli Infernali, i diavoli, e faremo anche quelli. Quindi, lo so che ci siamo un attimo rallentati, ci siamo visti di meno, arriviamo in bomba magna alla grande ritorno. Più, mi permetto di aggiungere, stiamo lavorando per un grosso progetto di gioco di ruolo che spero verrà sempre fuori. Se questa cosa passa. Esatto, abbiamo creato un'ambientazione tutta nostra, con a capo Gianluca che farà il master e con noi giocatori. Faremo delle puntate, ci sarà veramente una bella storia. Guardate che parte della storia già l'abbiamo giocata, vissuta, abbiamo creato un background e io già mi sono commosso, perché è bello, fidatevi. E sì, se vi state domandando, stiamo cercando di copiare
copiare è brutto. Prendere spunto. Prendere spunto dai ragazzi di Intel, che secondo me hanno fatto una cosa bellissima e aggregano tante persone, cioè lasciano tante persone davanti allo schermo a vedere una storia. È come vedete un film. Se siete appassionati della cosa vi può piacere, rimanete sintonizzati che diciamo nelle prossime cose qualcosa vi lasciamo. Per il resto, commentate, iscriveteci, condividete, scrivete, però scrivete nei commenti, questa è una cagata, dite stronzate, oppure hai ragione Samurai, quanto è figo. Se diciamo figo. Cose serie, diteci anche voi sotto classi che vi piacciono, se l'avete... Magari. Avete... Dai, no, adesso... non ce l'hai però! Ciao, alla prossima video! Fucking weekend, if we sell a little bit high.